buonasera. Grazie. Ma grazie soprattutto a voi di aver scelto di trascorrere questa serata qui con noi. Ora no, per piacere, non chiedetemi di tradurre quello che ho detto prima in presentazione, perché francamente non ne sarei capace. Però immagino che abbiate capito quale sarà il tema del nostro spettacolo. La scuola. Certo, la scuola di oggi, ma anche quella di ieri. La scuola che ieri iniziava il 1° d'ottobre e quella di oggi che inizia a metà settembre, generalmente di mercoledì. Guarda caso quest'anno ho iniziata ieri, o inizia oggi, forse domani. Quello che a noi interessa è il primo giorno di scuola. Oh, che emozione! Sapete, è proprio come il dì di festa, per citare Leopardi, no? Pensate a questa scena. Le mamme che accompagnano i loro bambini, le nonne, i zii, tutta una famiglia in fermento. E come sono belli questi bambini, tutti con il grembiulino blu, come ai tempi di Mao Zedong. E tutti poi con il cestino. E nel cestino la mamma che cosa gli ha messo? E gli ha messo la brioche, il panino con la Nutella, il panino col salame, gli arancini di riso, le fette biscottate con la marmellata, poi frutta in quantità, banane, pesche, kiwi, arancia, mela, pera, aranciata, Sprite, Coca-Cola, mi do! Gli ha fatto la provvista per una settimana. No, la cosa bella è che poi vedete la mamma che dice al bambino: cuore di mamma, mi raccomando, mangia tutto! Ancora qualcosa a qualcuno, non dar niente a nessuno, mi raccomando! Poi si rivolge all'insegnante e le fa: signora maestra, mo le lascio il mio numero di cellulare, qualora ne avesse bisogno. Ma signora mia, non è il suo numero di cellulare che deve lasciare. Qualora ce ne fosse bisogno, deve lasciare il numero di telefono dello Spurgo Fogna. Sì, perché con tutta quella roba che il bambino mangerà, quando andrà in bagno? Le ciminiere dell'Ilva di Taranto saranno banchi di ossigeno in confronto al culetto del suo bambino. Passiamo al secondo giorno di scuola e nascono i primi problemi. La disinfestazione non è stata fatta bene. Pare che ci siano topi grossi come cammelli. Sono i topi del deserto, le zoccole del Sahara, che ballano la danza del ventre e tengono un piercing con un brillantino di 2 carati qua, attaccata alla mandica duvenda. Ma noi passiamo al terzo giorno di scuola. Dicono che sia il giorno dell'accoglienza. Sì, perché i bambini devono socializzare tra loro. Ciao. Come ti chiami? Ma che te frega a te di come mi chiamo io? Com'è che me ne frega a me? Se non mi dici come ti chiami, mo ti faccio un buco nella testa, ti casco come un polpo. A coso? Vedi, andartene veloce. Che mo si non te ne vai, mo te piglio, te mischio come un mazzo di carte e te ne parto come la dottoretta, te ne parto. Mo che paura. Ehi, giovane, i muse che faccio? Ma ti prendo per i buchi del naso e ti cazzo come un polpo di nuovo, così ti pari. Mi stai proprio provocando. Ma mo te strumo io. Ecco, hanno socializzato. Ma arriviamo al primo sabato di scuola. Sciopero. Eh sì, per quale motivo? Contro chi lo sciopero?
contro il Ministero dell'Istruzione, perché tanto la colpa sempre sua è. E si conclude la prima settimana di scuola. E voi direte, in tutto questo i compiti? No, i compiti dove sono? Ma ditemi voi come fanno sti ragazzini a fare i compiti quando dal pomeriggio fino alla sera in televisione danno sempre e soltanto cartoni animati. E se lo hai, Lady Oscar, UFO robot. Che i barboni si disperano. E mo, senza cartoni, noi come facciamo a dormire? Ma ormai i ragazzi di oggi sanno fare tutto con il televisore acceso. E meno male che a scuola i maestri sono diventati più comprensivi. Lo so, ragazzi, lo so che non avete studiato. Lo sa. Vorrà dire che faremo un po' di ripetizione. Vediamo un po'. Di cosa è composta l'aria? Tu lo sai? Tu te lo ricordi? Nemmeno, figuriamoci. L'aria si compone di ossigeno, idrogeno, elio, azoto. Continua tu, maestra, veramente si compone pure di un gas che al momento mi sfugge. Che si è sentito? Speriamo.